Oggi è una giornata di festa all'Istituto Comprensivo Crispi di Ribera, che può disporre di una grande palestra della struttura sportiva che viene di fatto inaugurata nella giornata di oggi, e adesso la scuola ne ha la piena disponibilità. E parte da Ribera anche un messaggio per la pace in Ucraina. Vediamo gli alunni della scuola con le bandierine con la scritta pace. Preside Giordano, una bella soddisfazione e una giornata di festa oggi per Ribera e per la sua scuola in particolare. È una giornata di festa per tutti, per Ribera in particolare, per tutto il comprensorio, perché oggi, soprattutto in questo periodo dove rimbombano i cannoni di guerra, noi trasmettiamo un messaggio di pace, di costruttività, di propositività. Uniti si vince, divisi si perde. Noi vogliamo rinascere. Dall'inaugurazione di questa palestra vogliamo dare un segno di rinascita, un messaggio al nostro territorio, al mondo intero, che vuole essere di pace. Voi avete una scuola con circa 800 alunni, quindi è veramente importante disporre di questa struttura. Certamente, perché appunto gli alunni hanno una struttura importante dove sono stati disputati diverse gare anche di primo ordine. Penso per esempio alla società SD di Flavio Faragi, che in passato ha visto protagonisti diversi atleti anche di primo ordine che gareggiavano nel basket, nelle varie squadre di basket, e ci sono stati diversi tornei qua che si sono tenuti con presenza numerosa di pubblico. Ci siamo impegnati, era una promessa che avevo fatto io ai ragazzi e alla professoressa Giordano di educazione fisica alla fine dello scorso anno scolastico. Bisogna consentire ai ragazzi, alla scuola, di avere le palestre che funzionino, che siano agibili, in regola, perché è giusto consentire loro di fare l'attività fisica, l'attività motoria. Restituiamo alla scuola questa importante struttura dopo aver espletato tutti i passaggi burocratici necessari per consentirne la fruizione in sicurezza, e pertanto oggi è importante che ai ragazzi, alla scuola, ma soprattutto ai ragazzi che sono i veri fruitori, viene consegnato questo bene.